Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi siamo con il quinto episodio della nostra seconda stagione sulla Master League con Ispro Evolution Soccer 2 con l'Inter, signori. Veniamo da un filotto di 4 sconfitte consecutive, l'ultima meno amara delle altre contro il Chelsea perché siamo riusciti, abbiamo perso 2-1 signori, ma abbiamo preso un palo che grida vendetta, avessi avuto pareggiarla quantomeno, però è andata così, è andata così. Signori, prima di partire dal video vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Vi ricordo sempre di iscrivervi al canale. Allora, signori, io sto registrando al solito in rapida successione i video perché per impegni personali questa settimana e anche l'inizio della prossima sarò impegnato, sarò fuori, quindi i video che state vedendo sono tutti registrati successivamente. Allora, quindi non so cosa mi avete scritto per quanto riguarda la formazione, però, signori, a me quella con cui abbiamo giocato l'altro giorno mi è piaciuta parecchio. Era questa di qua, se non sbaglio, sì. Sì, era questa di qua. Quindi andiamo a piazzare questa di qua nuovamente. Andiamo un attimino a sistemare i vari giocatori difensivi. Valeri è più veloce, lo mettiamo al centro. Qua ci andiamo a mettere Vorlanden. Lo mettiamo a posto di Cellini, Jorga, Fernandes, Ximenes, Castolo, Miranda, Espino a posto di Ximenes, ok. Va bene, ok, sì, è questa la nostra formazione titolare, signori. Quantomeno proveremo contro la Fiorentina. Scorso con la Fiorentina siamo riusciti a ottenere forse il nostro primo punto, perché avevamo pareggiato con la Roma, avevamo pareggiato con la Roma la nostra prima partita. No, la nostra prima partita con la Fiorentina, Roma-Fiorentina, siamo riusciti a ottenere il nostro primo punto, se non sbaglio, grazie a un pareggio. Grazie a un pareggio, se non ricordo male. Vediamo se la Fiorentina riuscirà. E da lì poi piano piano abbiamo preso la svolta del campionato. Vediamo se quest'oggi la Fiorentina ci porterà nuovamente fortuna o se sarà anche lei una nostra, come posso dire? Qualcuno che ci ammazzerà anche lei, ecco, diciamo così. Non mi viene il termine tecnico, signori. Scusatemi, sono italiano, ma non mi vengono i termini tecnici certe volte. O gioco o penso ai termini tecnici, e questa cosa non riesco a farla contemporaneamente. Grande Castolo che riesce a recuperare un pallone di rimpallo. Dai, calma, 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 signori. Che i giocatori ci sono. Ci sono in mezzo al campo i giocatori, signori. Guardalo, guardalo. Bella, era il passaggio. Forse ne potevo provare un filtrante A. Potevo provare un filtrante alto. Attenzione a Chiesa, attenzione a Chiesa. Mamma mia, Ivanov. Va bene, calma, 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 calma. Sì, loro hanno Chiesa battistuta. Vabbè, cioè, l'altra volta ci lamentavamo di Flo, signori. Non anche alle che. Brutto fallaccio. Buttalo fuori, Amoruso. Regala una pedatona. Angolo, angolo, angolo. Dai, che era calcio d'angolo. Mamma mia, come mi dà fastidio quando deve boicottare il gioco. Se c'ero io sarebbe finita. Se non ci sarei riuscito a tenerla in campo. Dai, dai, leva lì sta palla. No, no. Poi dici perché non intervengo in scivolata. Guarda, non è riuscita a levargli il pallone. Partiamo malissimo, signori. Partiamo male. Fiorentina si porta in vantaggio sull'Inter. Comunque, calma, 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 relax, calma, relax, calma, relax. 1-0 ancora recuperabile, signori. 1-0 ancora recuperabile. 1-0 ancora recuperabile. Se noi però sappiamo giocare. Se noi non sappiamo giocare, signori, 1-0 diventa 2-0 per loro. Io non capisco. Quello che mi dà proprio fastidio è il fatto che loro sono più veloci di me. Io non è questo il discorso. Io capisco che ho giocatori lenti, ok? Lo capisco e ne faccio una ragione, non lo metto in dubbio. Però porca miseria. No, vabbè, no, ma che pallone abbiamo perso lì? Ma che pallone abbiamo perso lì? Pallone sanguinosissimo abbiamo perso. Vedi, non, i miei non corrono verso la palla. Perché i miei non corrono verso la palla? Cioè, cosa sbaglio io? Sbaglio qualcosa io nei tasti? Sbaglio qualcosa io nel. No, vabbè, ti fai passare così davanti, però no.
Ventisesimo. Mamma mia, che brutta palla, che brutta palla. Grande Valeri, posizionato nel posto giusto al momento giusto. Espimas, Espimas, Espimas. No, ma daglielo giusto, sto passaggio in profondità, ma... Sono proprio... Guarda, guarda, guarda. A chi? Bravo Miranda. Bravissimo Miranda, bravissimo Miranda. Guarda, 1-2, 1-2, tiralo. Calma, calma, calma. Va bene Ivanov, va bene Ivanov, va bene Ivanov. Attenzione al calcio d'angolo. Batistuta, la butta dentro. No, no! No, ma prendiamo gol proprio qua. No, vabbè. Sono un uomo distrutto, signori. Sono, no, rivoglio la mia Roma. Rivoglio la mia Roma, cazzarola. Rivoglio la mia Roma. Rivoglio i miei giocatori che sanno giocare a calcio. E non questa massa di pipponi. E non questa massa di pipponi, signori. Dici, ma sei tu che li muovi? Sei tu il pippone? Lo so, signori, lo so, porca miseria, lo so, ma io non capisco perché non... Cioè, venivamo da una bella partita contro il Chelsea, una bella partita contro il Chelsea, dico io. Abbiamo vanificato tutto, eravamo riusciti pure a trovare il primo gol della nostra nuova storia con l'Inter, abbiamo vanificato tutto. Guarda, 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 guarda. Ai 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 ai. Calma relax fino a un certo punto, signori. Calma relax, non c'è più. Che stiamo a perdere 2-0. Calma relax. Fino a quando, calma relax, fino a quando la tua squadra regge. Quando la tua squadra prende due gol che sono uno più brutto dell'altro, uno più stupido dell'altro. Non è tanto uno più brutto dell'altro, sono uno più stupido dell'altro. Ma che ne so, prova sto passaggio in profondità così, alto, niente, ci anticipano su tutto, ci anticipano su tutto. No, dai, però così, così no, così no, così proprio... Calma, calma, relax, signori, calma, relax, calma, relax, calma, relax. Gli stiamo per regalare già subito un pallone, signori, io non lo capisco, non... Ma c'avevi il compagno davanti a te per passare la palla avanti. Calma, 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 calma,
Calma, relax, calma, relax. Qua, dove sei? Ma perché non sei? Cioè, boh, invece di dargliela dritta per dritta, gliel'ha data ad allargare. Ma io certe cose non le capisco, signori. Certe cose io non fatico a capirle. Certe cose io fatico a capirle. Chi sei? Espimas, 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 Espimas. Cerca l'1-2, provaci! Neanche il replay mi ha dato, quindi proprio gli ha fatto proprio schifo sto tiro. Mannaggia a te a chi non te lo dice pure. Bello, 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 corri, corri! Cioè, non lo so, io non le capisco, non le capisco queste cose, non le capisco, non le capisco, non le capisco, non c'è niente da fare, non c'è niente da fare. Ho sbagliato io, non ho guardato il radar, lo ammetto, non ho guardato il radar, ho visto che il difensore veniva verso di me e ho detto ora,
Ora la gioco col triangolo così brucio completamente il difensore. E invece no, praticamente. Io sono stato cercato di essere più furbo del gioco e non mi è riuscito. E niente, ma neanche qui riusciamo. No, metti mio, era tua sta palla, mannaggia di una miseria. Cioè, i passaggi di tacco, ma io vi taglio le gambe, no i passaggi di tacco. Mi potevi dare il fallo però? Me l'ha buttata a terra, me l'ha buttata a terra con palla nettamente in anticipo mia. Mi potevi dare il fallo? Mannaggia a te a chi non te lo dice. Sì, signore, ho sbagliato. Ho fatto due interventi scivolata ridicoli e loro hanno fatto il 3-0. Con Chiesa. Va bene, niente da fare, signori. Non ne usciamo, non ne usciamo, non ne usciamo, non ne usciamo. Non ne riusciamo a uscire, signori. Non ne usciamo, non c'è niente da fare. La Fiorentina speravo in una partita migliore e invece no. E invece no, signori. Invece no. Il problema sapete qual è? Che sto registrando in rapida successione, quindi questo cosa comporta? Che perdere le varie partite mi porta stress. Dai, dai. E che cazzarola però, ma porca miseria però, veramente. No, no, no. Giustamente, registrando in rapida successione. No, vabbè. Non riesco a essere lucido, non riesco a essere lucido. Avevamo preso un pochino di fiducia con quel cazzarola di gol. La Fiorentina per niente inarrestabile, signore. Per niente inarrestabile. Non siamo riusciti ad. Niente, signori, scusatemi, vi chiedo scusa per i momenti di silenzio, però realmente non, sono scarico, sono scarico. Guarda, 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 guarda. Io per fare un'azione, per trovarmi da solo davanti al portiere, ci sto mezz'ora. Mezz'ora, questi con due passaggi, praticamente io con cinque difensori, questi con due passaggi sono praticamente in porta. Vorrei capire cosa sbaglio io, vorrei capire semplicemente cosa sbaglio. Cioè questo non era il rigore, no, no, non era il rigore, non era il rigore. No, no, non che mi cambi niente, il rigore a questo punto della partita non mi cambia assolutamente niente, non è che dici, però sai, ti dà quella fiducia. Ti dà quella fiducia del dire anche in questa partita magari un gol siamo riusciti a farlo. Signore, se non riusciamo a comprare qualcuno non è strada che spunta. Se non riusciamo a comprare qualcuno non è strada che spunta. E per comprare qualcuno dobbiamo un attimino fare dei punti che non riusciamo a fare. Mamma mia, che la vedo male, che la vedo male, che la vedo male. Il campionato è lungo, signori, ma qua il primo girone d'andata sta finendo. E noi 14 tiri a 3. Batistuta, Mijatovic e Chiesa. Ci hanno segnato tutti e tre. I primi due gol sono stati stupidi, stupidi, stupidi. Va bene, signori. Detto questo, niente, siamo ancora fermi lì, siamo ancora fermi lì. Detto questo, signori, vi ringrazio per la pazienza, soprattutto, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i presenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento. Bella raga, ciao!